Noi ci stiamo occupando di temi che riguardano tutti quanti il nostro presente, ma riguardano il vostro futuro sotto tutti gli aspetti. Perché quando pensate a sostenibilità, che è una parola che diciamo non è che acchiappa molto, però sostenibilità vuol dire mettere insieme le grandi questioni, economia, ambiente e società, che vuol dire stare insieme agli altri. Ora, in realtà noi viviamo in un mondo che tende a cercare di semplificare, ma nello stesso tempo di non farci vedere le connessioni. Quando voi prima avete detto non sono molto preoccupato per la mia salute, io mi sono rimasta un po' così, perché poi magari la mattina mi svegliate dicendo c'ho mal di testa, c'ho la tosse, eccetera, eccetera, e non pensiamo più alle connessioni, alla connessione con l'inquinamento. Allora, la grande scommessa che voi avete davanti, in un mondo che cerca di semplificare, è proprio quello invece di darvi gli strumenti per avere il presente le connessioni. Ora, io capisco che magari ci sono professori di tipo diverso, qualcuno, a tutti noi è successo andando a scuola di sentire delle materie e di odiarle dal più profondo del cuore per poi, 20 anni dopo, scoprire che quelle materie erano, ci sarebbero interessate. Però, in realtà, al di là della scuola, la scommessa che avete di fronte è proprio quella di dotarvi degli strumenti per comprendere. Viviamo in un'epoca in cui acquisire questi strumenti è sempre più difficile ed è paradossale se ci pensate, perché voi avete accesso a tutti gli strumenti, a tutta la conoscenza possibile. Il problema, quello che manca, è la possibilità di capire quali sono le fonti attendibili e quali non sono le fonti non attendibili. E questa è la grande scommessa che voi avete di fronte. E di questo dovrebbe darvi gli strumenti, tra l'altro anche la scuola, tra gli altri. Una volta, appunto, quando vi dico viviamo in un'epoca strana, una volta sarebbero stati i media, ma i media oggi noi abbiamo il direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli, che ci fa un editoriale in cui dice: ma perché criminalizzate quelli che dicono che il cambiamento climatico non esiste o non è colpa dell'uomo? Contemporaneamente, questo è un elemento di preoccupazione per noi, ma per voi in particolare, negli Stati Uniti in questo momento ci sono degli scienziati che stanno cercando di salvare tutti i dati sul clima, perché c'è la minaccia che questi dati vengano fatti scomparire, ok? C'è la NASA, gli scienziati della NASA, come gli scienziati di altri enti, stanno salvando i dati sul clima per non farli scomparire. Quella persona che stava lì prima e che poi avete ascoltato poco, Enrico Giovannini, si occupa per esempio di dati che in questa epoca sono tutto quello che voi maneggiate. Però i dati che vuol dire? Vuol dire che quando voi andate su internet vi possono far credere che gli asini volino? Oppure, se i dati sono attendibili, vi danno degli strumenti per vivere meglio. Queste sono le grandi scommesse. E allora io dico che non pensate a noi ambientalisti come quelli che vi vengono a fare la morale, scusa Roberto, sul spegnere la luce, eccetera, eccetera. Pensate a noi ambientalisti e a tutti quelli che vi parlano di sostenibilità da vari punti di vista, su questo poi vi dirò qualche cosa dopo, come quelli che vi dicono vivete il mondo in cui vorreste vivere, cioè cominciatelo a renderlo possibile, a renderlo nella vostra vita, mettete
ad altre persone che lui ride perché magari cioè, il mondo in cui vorrebbe vivere è un mondo di videogame, però il mondo in cui vorreste vivere è un mondo in cui avete bisogno di respirare, avete bisogno di mangiare, avete bisogno di avere degli amici. Queste sono delle cose che perché permettetemi vengono prima dei videogame, poi ci potranno essere anche videogame, però questa è la cosa che noi gli diciamo di fare. Allora, in tutto questo, quello che dicevo prima sui dati non si riferisce tanto a un nuovo presidente degli Stati Uniti che ha fatto leva sugli sentimenti più, diciamo, difensivi da parte delle persone e poi ha messo un sacco di miliardari dicendo io parlo a nome del popolo, e poi ha messo un sacco di miliardari nel suo governo, tra cui il amministratore delegato della Exxon, cioè dei petrolieri, che hanno pagato per dire che il cambiamento climatico non esisteva, quando loro lo sapevano almeno da 30 anni e ci sono i documenti e sono sotto processo in questo momento, chiaro? Però in realtà il problema riguarda due concezioni del mondo su cui io mi chiedo francamente di scegliere. Una concezione del mondo dice: va bene, ci siamo divisi abbastanza, adesso dobbiamo metterci insieme, ognuno con il proprio punto di vista, per cercare di trovare una strada che ci serva per affrontare dei problemi che tutti quanti noi vediamo. L'altra concezione del mondo è: a me non me ne frega niente dei problemi del mondo, perché io devo guadagnare. E il mio guadagno viene prima della vita tua. Queste sono le due concezioni del mondo che oggi si stanno confrontando. Vi interessano? Allora, perché il cambiamento climatico non si affronta quando oggi, molto più di 20 anni fa, abbiamo tutti gli strumenti per affrontarlo? Oggi l'energia solare costa meno di tutte le altre fonti di energia. Oggi noi potremmo così sostituire i combustibili fossili, che sono quelli che provocano il cambiamento climatico. Perché non lo facciamo? Perché ci sono degli interessi, ma andate a vedere questi interessi, andate a identificare, non è facile, perché si mascherano, ok? Io ricordo quando c'è stato il referendum delle trivelle, ricordo che per il Facebook giravano delle mail in cui dicevano: io sono una povera geologa che vi dice che noi dobbiamo assolutamente scavare. Capito? Quello, una povera geologa disoccupata, vorrei tanto che qualcuno andasse a vedere se è ancora disoccupata, è inutile. Queste sono le cose. E allora, come diceva Giovannini, noi però abbiamo bisogno di fiducia per lavorare insieme, quindi bisogna avere da una parte lo spirito critico, dall'altro fidarsi per cercare di lavorare insieme. Non è facile, per questo dico che voi siete una platea difficile, perché siete sottoposti a 20.000 messaggi di disegno diverso. Però cercate di andare a vedere quanto invece queste cose vi interessino. Cose come la coalizione contro la povertà, di cui io sono peraltro fino a febbraio co-portavoce, e l'alleanza per lo sviluppo sostenibile, che cosa sono? Sono il tentativo di dire: ognuno di noi ha il suo punto di vista. Per esempio, nella mia esperienza, noi abbiamo chiesto: dovete chiudere le centrali a carbone. Che cosa è successo in America? Sia ben chiaro, quando sentite: ah, il carbone, Trump, perché tutti disoccupati, il carbone in questo momento negli Stati Uniti impiega circa 80.000 persone, le rinnovabili
ne impiegano 10 volte tanto già oggi, chiaro? Però il, diciamo, come da noi i cacciatori, come da noi i tassisti, chi è molto organizzato, e quei lavoratori sono molto organizzati perché erano una volta la forza lavoro più progressista e che ha guadagnato anche più diritti che c'era, naturalmente si fa sentire. Però quello che sta succedendo oggi nella mia esperienza è che, per esempio, questi lavoratori che spesso sono usati, nel senso che li usano per fermare qualche cosa, poi quando non gliene frega più niente di, che ne so, fare quella centrale a carbone in quel dato posto, vengono mollati, ok? Ecco, questi lavoratori stanno cominciando a capire che invece quello che a loro manca è qualcuno che individui le prospettive future, che non si occupi dei lavoratori in senso, diciamo così, generico, ma che pensi a loro come possono andare da un posto di lavoro all'altro. Perché tutta la monta della crisi che stiamo attraversando, peraltro, è questo, è che stiamo passando da un modello economico all'altro. L'ultimo messaggio che vi posso dare è: non lasciatevi fregare, la soluzione non è rimanere nel vecchio perché si dà più comfort, e fare in modo che questo paese, da qui i piani di sostenibilità di cui si parlerà dopo, la strategia di sviluppo sostenibile di cui si parlerà dopo, e che questo paese riesca ad andare nel nuovo, dotandosi degli strumenti anche per attenuare il disagio sociale. Questa è la vera scommessa, questi sono gli sviluppi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Però se voi dovete farvi sentire, noi dobbiamo farci sentire, perché ovviamente non è per niente scontato che per esempio i paesi industrializzati dicano che gli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardano anche loro, come sarebbe scritto. Anzi, al contrario, in questo momento sta avvenendo, loro pensano che vale sempre per gli altri. In un qualche modo, a Parigi, quello che si è detto è che siamo nella stessa barca, che tutti quanti noi dobbiamo contribuire a stare al di sotto di un grado e mezzo. Quello che non vi hanno detto è che questo ha mosso molti paesi che stanno già lavorando. In alcuni paesi africani stanno puntando al 100% rinnovabili. La Cina sta facendo tantissimo sulle rinnovabili, tant'è che sono tutti preoccupati e pensano a forme di protezionismo. Per voi, per il vostro futuro, anche come cittadini italiani, oltre che come cittadini europei, è importantissimo che questa entrata nelle tecnologie del futuro avvenga il prima possibile, altrimenti si rivolteranno i luoghi e noi saremo i paesi inquinati che usano i combustibili fossili, eccetera, e gli altri andranno avanti. Questo è un po' il messaggio. Come vedete, ho cercato di parlare di cose che vi interessa. Tutto questo ha connessioni con quando sentite o non sentite i dati sullo smog, ne parlerà Anna Donati dopo. In altri paesi, in Gran Bretagna, i giornali hanno titolato: la Gran Bretagna seconda per livello di inquinamento, eccetera, grandi titoli di giornali. Indovinate un po' chi era la prima? Dove non ci sono stati titoli di giornale? È l'Italia. Per questo dovete muovervi. Ma dove, io dico che non è che vi dovete muovere per arrabbiarvi, perché la fase dell'arrabbiatura è una fase perdente quando uno si arrabbia soltanto. Ma dove dobbiamo muoverci per veramente cominciare a lavorare e per costruire qualche cosa di diverso da tutto questo. Grazie.
Yeah.